Vediamo un attimino per sapere se possiamo iniziare o dobbiamo aspettare una scuola che viene. Magari non ci siamo noi che facciamo la scuola, no? Bene. Aspetta che c'è la preside, qua ci sono lì. Dov'è la preside? Presidente, la buona rappresentazione. Allora, salve a tutti, buongiorno. Noi siamo l'Istituto Principe di Napoli di Siracusa, un istituto tecnico, commerciale e professionale che si occupa della formazione in vari campi, fra quello turistico, grafico, quello commerciale. Si occupa anche di attività di comunicazione, in questo caso il teatro. Noi siamo esperti esterni di questa attività e quest'anno portiamo in scena una rappresentazione antica nel tempo, ma sicuramente quanto mai moderna, su un tema assai difficile da risolvere, che è quello della pace. Si parla del tema della pace e Aristofane ha una grande trovata di dare alla donna questo compito di guidare l'uomo a trovare la pace. In un mondo greco dove la donna non aveva nessun significato se non quello della procreazione e l'affidamento fino ad una certa età della cura dei figli maschi, una donna che decide come far pace, come poter far pace nel suo modo particolare, perché è colei che osserva con l'anima e col cuore quello che sta accadendo. E l'isistrate rappresenta l'emblema più importante dal punto di vista anche politico di una donna che lotta per i principi fondamentali, morali e anche quelli che quando riguarda religiosi e allo stesso tempo principi fondamentali che è il vivere civile. Grazie. Dove sei, Ateniese? Voglio uccidere. Sono qui in quest'anno, non ho paura di te. No, stanno scendendo le mie compaesane. Eccole,
Ciao Caloniche! Caloniche! Ciao Lisistrata! Via. Amanti poi, nemmeno l'ombra.
saccheggiano da vite mille. Quel coso lungo un palmo, chi l'ha visto? Una maniera di consolarsi, anche se di cuoio. Vi piacerebbe farla finita con la guerra, se non è? Un sistema forte? Per Dio ci sto! Dovessi impegnare la donna in vermissaggio e dispetto! Pure io, a costo di farmi spaccare in due, come una sogliola! Lasciatemi parlare, amiche. Niente più misteri. Vogliamo obbligare gli uomini a fare la pace? Dobbiamo rinunciare. A che? Parla. Ma lo farete? Lo faremo, dovessimo rifare. Allora dovremmo rinunciare al coso. Questo mai! Mi girate le spalle, stupide? Dove andate? Storcete il muso. Guardo le lacrime. Lo farete o no? Ti aspettate. Non riuscirei, continui la guerra. Neanch'io, accidenti, continui la guerra. Parlate così e facevate le sogliole un momento fa. Vi fareste spaccare in due, dicevate. Altra cosa, l'esistata, quella che vuoi. Se necessario, preferisco passare in mezzo al fuoco, sempre meglio che rinunciarci, ma come lo ripiazzi? E tu? Anch'io preferisco passare in mezzo al fuoco. Spartana cara, dammi almeno tu il voto. Anche se mi rimanessi solo tu, riusciamo a salvare la baracca, forse. Per Dio, è brutto per le donne dormire da sole senza capocchia. Pazienza, sempre sentirsi la pace. Ma farne a meno come dici tu? Dio no, sarebbe facile arrivare alla pace. E come per Dio? A casa, stiamocene tutte impuzzate. Passiamoci nude sotto gli occhi, con camicette trasparenti. Il pipino gli si sveglierà immediatamente. Tentano di saltarci addosso. Noi invece niente. Di corsa farebbero la tregua, sono certo. I nostri mariti sono... I nostri mariti? Cominciamo noi a fare una pace giusta e sincera. Ma quella giornata di Atenesi ci ricomincia a non picchiare. Alle nostre cose penseremo noi, sta tranquilla. Le vecchie non gelosine. Mentre noi ci accordiamo, loro con la scuola di sacrificio occupano l'acropoli. La pensate ottima, speriamo bene. Subito un giuramento però. Nessuna si potrà ritirare. Spiegaci, come dobbiamo giurare? Una per tutte, ripeto quello che dico io. E alla fine il giuramento che vi impegnate. Nessuno al mondo, né amante né marito. Nessuno al mondo, né amante né marito. Si può avvicinare a me col suo coso alzato. Si può avvicinare a me col suo coso alzato. Ah, gli spangoli, si scappa mia. Passerò la vita in casa senza maschio. Passerò la vita in casa senza maschio. Tutta incubazzata. Tutta incubazzata. Fino a che mio marito scoppia. Fino a che mio marito scoppia. E non mi darò mai spontaneamente. E non mi darò mai spontaneamente. E se mi costringe per forza, contro voglia. E se mi costringe per forza, contro voglia. Io non ci sto, e non gliela. Io non ci sto, e non gliela. Ma giuriamo,
ragazza in persona. Ce la siamo cresciuta in casa. E allora svelti, filurgo, corriamo sull'acropoli. Circondiamoli con dei ceppi. Chiunque si è cacciato in questa storia ne facciamo una sola pira. Le bruciamo tutte quante. E prima la moglie di Licone. Lisistrata! Signora Vittoria, aiutaci a trionfare su queste femmine del presente oltraggio. A schiacciare le donne sull'acropoli. Mi sembra di vedere una nuvola di fumo, donna, come un fuoco che brucia. Veste, correte! Ho sentito che arrancano certi letti di bambini sull'acropoli. Portano dei ceppi. Le cose più tremende minacciano, che devono vestire nel fuoco le femmine schifose. Mai le voglio vedere la tenaglia delle fiamme, che riescono a difendere i cittadini dell'Ellene dalle pazzie della guerra. E per questo tu, Dallauro Scimiero, padrone della città, hanno occupato la tua sede. Per questo ti invoca, alleato Tritogenia. Se un uomo gli applica il fuoco, porta l'acqua assieme a noi. Uomini! Si sono scatenate un'altra volta le donne. Dobbiamo fare qualcosa. Sì, oh, sì, bisogna fare qualcosa. Sì. Amici. Grazie. Tutti voi,
esce. Ti prego, voglio andare a casa. A casa c'è sta roba di Mileto. Me la mangiano tutte le tame. Ma che tame? Rientra immediatamente. No. E tu? Ciao, Elisabeth. Ciao. Voglio andare a casa. Oh, ma di schiena, voglio stare almeno un po' stesa sul letto. Niente stesa, rientra immediatamente. Vada. Ancora qui? Oh, ma devo farmela marcire? Non si scappa, schiena. Povera me, il violino l'ho lasciato a casa senza scapocchiarlo. Questa è un'altra. Andare a scapocchiarlo. Rientra immediatamente. Ti supplico, un momento. Scapocchi e torno. Se mi scapocchi, se cominci, ne voglio pure un'altra. Rientra. E tu che hai? Mamma Santa, ti stai spingendo, sono incinta. Mandami un po' di sconfacato. Che idiozia. Lo sto facendo, ecco. Ma se non eri incinta ieri. Oggi sì, per Dio. Spingiti. E questa cosa dura? Che è? Un maschietto? Per Dio, no. Una pancia di bronzo pare che hai. L'elmo della terra? E racconti che sei incinta? Sono incinta, per Dio, incinta, incinta, incinta. Non riesco più a dormire nella Propoli. Ma quando ho visto il serpente che fa la guardia. E io, povera me, sono morta di sonno. Le civette si sono sempre. Stupide! Quanti miracoli! Finitela! Voglio dei vostri mariti piuttosto. Credete che loro non vi desiderano? Brutte nottate passano, sono certa. Un oracolo dice che vinceremo noi la guerra, se resistiamo. Non dividiamoci. Adesso rientrate. Lisistrata, dove sei? Se volete ancora! No! Vogliamo fare i nostri soldi. Lisistrata, ci sono tre pericolose che ti cercano. Lisistratuccia, vogliamo i nostri soldi per fare la guerruccia. I vostri soldi li teniamo noi. Non dovete farci la guerra. Noi la guerra con i soldi? No, li abbiamo sopportato. Quello che combinavate voi uomini. Del resto, chi ci lasciava fietare? Non che ci piacevate. Ma vi capivamo bene. Spesso anche chiuse dentro venivamo a sapere che stavate combinando un grosso guaio. Ma nascondevamo la pena. E vi chiedevamo col sorriso. Che si è deciso nell'assemblea oggi? Quale altro decreto per fare la pace? Penso stare zitta, diceva lui che è il marito. E io tacevo. Io non l'avevo taciuto, però. E le prendeva non stare zitta. Proprio così. E tacevo. Venivamo a sapere di un piano ancora più grosso. Allora a chiedere. Marito mio, la state combinando grossa. Perché? Uno sguardo mi fulmina. Pensa a filare e attenta la testa. Agli uomini occuparsi della guerra. E aveva ragione lui. Che ha ragione, idiota, non potevi nemmeno consigliare quando decidete male. Però a sentirgli chiaro chiaro per la strada, non è rimasto un solo uomo nel paese, nessun altro per Dio. Così ci siamo decise noi a salvare l'Ellade. Ci siamo riunite e messe d'accordo. È incredibile, prendono di lavare la testa i cittadini, di loro, chi si fida, sono donne. E perfino chiacchierano di scudi di bronzo, di trattative con gli spartani, sono donne. E chi saresti che mi cacci? Sentinella di giorno. Per favore, chiamami subito fuori mia zia. E chi saresti? Suo marito, cinese, il chiacchio. Amicone, salute! Il tuo nome non è nuovo dalle nostre parti.
Tua moglie? Sempre in bocca lo tiene. Prende un uovo o una mela, alla salute di Cinesi e dice. Oh, ti prego. Già, e se il discorso cade sugli uomini, dice subito che sono tutti mozzarelle di fronte a Cinesi. Rispondi subito, chiamala. Come no? Che sta? Questo, se ti prode, che altro ho? Quello che posso. Va bene, vado dentro e te la chiamo. Spicciati però, non ho più voglia di vivere da quando è scappata di casa. Mi fa male tornarci. Neppure di mangiare ho piacere, ho solo voglia. Io gli voglio bene, a lui però non gliene importa niente del mio bene. Miruccia, dolcezza mia, non fare così, vieni. Perché io là non ci vengo. Non vieni, ti chiamo io, Mirina. Mi chiami che niente, non ne posso più, guarda. Rientro. No, no, dai resta al bambino almeno. Tu chiama qui la mamma. E che ti succede? Non ti fa bene il bambino, senza né latte né bagno una settimana. Poco, sono molto poco. No, ti prego, vieni qui, per il bambino. Oh, essere madre, ti tocca andare. Sei diventata più tenera e più dolce, pure ce l'ha con me. E questo mi scoccia, voglia a parte. Piccolo mio, non ci... Ma quale figlio è figlio che non sono stata mai incinta? Tu vattene, subito! Tutto poco, un magazzino, un po'. Tutto poco. Tormenti e ti prendi il scopo, vuole tu. Non mettermi le mani addosso. No, te ne importa poco, le patate trascinate in giro dalle altre galline. Ti prego, torna a casa. Beh, no, per Dio, prima fate la tregua, finicela con la guerra. Vabbè, si farà anche quello, vedremo. Vedremo, torna anch'io laggiù. Ho appena giurato di no per adesso. No, ti prego, stenditi vicino a me dopo tanto. Mai, no che non ti voglia bene. Mi vuoi bene allora perché non ti sei già stesa? Subito, dove andiamo a farlo? Va bene nella grotta di panno. Ma dopo non sono cura, come dormo sull'acropoli? Va bene nella piscina. No, giurato, non posso venire meno. E ricada su di me, non ti preoccupare del giuramento. Aspetta, portiamoci. Ma che basta per terra? Non ti lascio coricare per terra, anche se lo meriti. Vabbè, dai, aspetta. Chiudi gli occhi però. Vuoi che ti rinfreschi? E dai che non vedo l'ora! Che cosa credevi? Se non farete la tregua potete stare freschi! Accidenti, non ne posso più! Bisogna fare sta tregua, vada come vada!
Thank you.
ormai è già qui. Oggi, 15 maggio 2009, presso il Teatro di Palazzolo Kleiber, in occasione del 15° Festival del Teatro Classico dei Giovani, noi attori in erba dell'Istituto Principe di Napoli, alla presenza del nostro dirigente scolastico, Laura Lachin. Al direttore amministrativo dei nostri tutor professori e a tutto questo calorosissimo pubblico, promettiamo di essere nella nostra quotidianità costruttori di pace per un domani migliore. Lo promettiamo? Lo promettiamo! Lo promettete? C'è sempre tanta emozione, anche quest'anno l'emozione è stata grande, è stata tutta sorpresa per me perché è la prima volta che vedo lo spettacolo. Devo dire grazie a tutti quelli che hanno collaborato perché si potesse arrivare a questo momento, ci è voluto un anno scolastico, però alla fine arrivarci è stato bellissimo. Naturalmente la prima persona che devo ringraziare è Sebastiano Lapido, che conosco da tanto tempo, perché collabora a questa comunità e un altro, eccola qua, questa è una sua collaboratrice che per me significa tanto perché ha frequentato anche l'istituto e adesso è a questo bel livello e ne sono tanto contenta. Cassia e basta. Tiziano, è un momento di amicizia. Ringrazio naturalmente tutte le insegnanti che hanno collaborato, la professoressa Pinocchio, la professoressa Autore, la professoressa Garofalo e tutti anche tutto il personale che a scuola ha dato tanto perché questo, ma naturalmente tu ci sei un po' di grazie, perché hanno dato questa immagine della scuola così bella, così produttiva e soprattutto di grande armonia, che è una cosa che per me significa tanto. Quindi a Di Maiore si dice, no? Cioè significa i prossimi successi, significa andate avanti. Grazie ragazzi e grazie a voi tutti per questa bella sorpresa. Grazie ancora, abbiamo voluto fare questo brano finale perché si può essere solidali con gli altri anche a distanza. Abbiamo scelto un brano molto vicino ai ragazzi, voi conoscete benissimo. Abbiamo trattato questa tematica nel senso di portare, forse più che partire dovremmo partire all'interno di noi stessi. Se magari riflettiamo sul senso che le piccole cose possono creare già pace accanto a chi mi sta vicino, accanto a chi mi sta accanto a casa mia o accanto a chi è nel mio stesso banco, questo può servire a iniziare la pace. Allora davvero, esiste, da vieni, la faccio con complimenti particolari, un applauso grande. Vi dico grazie a tutti, grazie a Sebastiano Aglianò, che ho visto che forse è qui nella vicinanza. Sebastiano, un applauso all'organizzatore del festival.
al quale siamo riconoscenti perché si è messo in gioco già sin dall'inizio del primo anno per questa iniziativa. Lavorare con i giovani, lavorare con le scuole non è facile, telefoniamo continuamente, vogliamo cambiare, vogliamo andare prima, vogliamo andare dopo, insomma non è un lavoro molto facile, e questo va a bando di Sebastiano, col quale io ho sempre un atteggiamento quasi scontroso ogni volta, però è un modo per dire proviamo, andiamo ancora meglio. Sebastiano veramente lo fa con grande, grande passione. Grazie Sebastiano. No, potete venire anche prima. Lo so, sto scherzando. Vabbè, che dire, grazie, e soprattutto sono contento perché una cosa importante, io credo nel teatro come educazione alla corporeità, come educazione allo stare insieme con gli altri. E vi lascio questo messaggio che sicuramente questi operatori vi hanno dato al corso dell'anno. Fare teatro significa esprimere altro da sé, esprimere in parte anche se stessi. Superare gli stereotipi, la corporeità, mettersi a nudo di fronte agli altri, non è facile un atteggiamento del genere. Oppure anche nel sorriso, che può essere anche un momento di emozione forte, grande, ma sempre soprattutto è importante, perché almeno questa mattina ci siamo emozionati, no? La cosa più importante della vita è l'emozione. Grazie a tutti.